Sono passato da questo a questa. Questa è la mia nuovissima moto, comprata tipo a giugno di quest'anno. La mia primissima moto in assoluto in tutta la vita. Non immaginavo di comprarla, ma l'ho presa e l'ho presa anche nuova. Quindi in questo video voglio un attimo farvi capire com'è salire su una moto per la prima volta. Yamaha 07 o Yamaha 07. Questa è una moto bicilindrica. E voi vi chiederete: che cosa vuol dire moto bicilindrica? Non lo so neanche io. La cilindrata però la conosciamo, è un 700, ok? E io sono partito dallo scooter che avete visto all'inizio video, che è un 300. A Milano era veramente perfetta. Si presenta con questo colore che si chiama Icon Blue, perché diciamo che del nero mi sono un po' stufato, quindi ho detto prendiamoci una moto con un colore diverso. E non so voi, ma io questo blu l'ho veramente adorato tantissimo. Molto probabilmente se non c'era questo colore appunto anche sui cerchioni, penso che non mi avrebbe attirato così tanto, e quindi meno male. Ma la parte che più mi piace in assoluto è questa. Il muso è veramente, veramente molto, molto bello. La luce anteriore, tra l'altro, mi piace tantissimo perché c'è questa sfera. E basta. Con questi due fanali laterali che accompagnano un po' questo design. Secondo me è molto, molto carino. Ma non fatevi ingannare, perché in realtà questa mascherina qui, in realtà l'ho comprata da un mercato di terzi. Yamaha la produce, però costa veramente tantissimo, tipo sui 100 euro. Credo sia quello prezzo, ma l'ho preso su AliExpress, ragazzi, a 9 euro, pensate un po', e l'ho montato veramente super facile con questi quattro bulloni, molto molto facile. Tra poco arriviamo anche a questo, ragazzi, a questo casco, perché è davvero magnifico. E vi dirò anche da dove l'ho comprato, perché secondo me dà quel tocco in più quando guido la moto. Così come anche questa giacca qui, intanto vi accenno che l'ho comprata da un negozio, pensate, in Abruzzo online. Ringrazio infatti tantissimo Demi per avermi fornito questi prodotti, trattandomi veramente veramente bene. Stavo per dimenticarmi, ma sappiate che questo è il modello 2023, quindi è uscita quest'anno. E il motivo per cui ho optato per la versione di quest'anno, a parte qualche dettaglio come ad esempio lo schermo TFT, che tra l'altro ha colori molto 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 bello, diciamo che era anche per un fattore economico e magari di rivendita. Questa è come si presenta quindi la zona motore. Ovviamente lo scarico è ancora quello originale, infatti ve lo faccio sentire. Andiamo a sentire un attimo il motore, spero mi sentiate. Chiaramente il mio intento naturale era quello di comprare la moto e dopo un pochino cambiare anche magari la marmitta per avere un suono più corposo. Ma ci sto effettivamente ripensando. Sebbene sia stata la mia prima esperienza su moto, che adesso magari vi racconto un po' più nel dettaglio in pochi minuti, ho pensato forse meglio non fare nessuna modifica, diciamo, perché tanto ho già l'intenzione di rivenderla tra circa un annetto. Sono alto circa 1,71 e vedete che il mio piede arriva a toccare con la punta. Questo sono io seduto sulla moto. Cose che più mi piace in assoluto, tra l'altro ho comprato una pellicola per non farlo graffiare troppo. Sebbene per alcuni che magari non hanno ancora approcciato al mondo delle moto, 700 di cilindrata possa essere già altino, in realtà salendoci sopra mi sono reso conto che dopo un mesetto volevo già qualcosa di più. Questa è una cosa che potrebbe succedervi assolutamente, sappiatelo, se prenderete una moto. Infatti la mia idea era quella di passare molto probabilmente tra un anno ad un 900. E infatti ci sarebbe la MT-09, MT quindi 900, che è un po' più grossa, serbatoio un po' più grande, ma per il momento è giusto iniziare un attimo con calma. Bene ragazzi, facciamo un giretto, dai, facciamo un giretto. Ed eccoci qua.
Tra l'altro molto probabilmente userò una nota audio dopo, perché così non si sentirà nulla, non c'ho il microfono. La mia prima esperienza sulla moto, ragazzi, è stata incredibile, più che altro perché mi sono ritrovato a ripercorrere quello che è stato il mio esame di guida praticamente più di 12 anni fa, o anche di più, quando ho fatto la patente per la moto. Avendo già avuto la patente per l'auto, ho detto dai, facciamo anche quella, la A. Sono quasi 5 mesi che la guido, ragazzi, non ho avuto mai alcun problema, se non magari il primo o il secondo giorno, ma ci ho fatto veramente l'abitudine ed è una moto che pesa tipo 185 kg, quindi è veramente leggerissima, soprattutto in curva, ve ne accorgete, tantissimo! Infatti l'ho preso proprio perché il feedback un po' sul web era quello che questa moto presenta una leggerezza incredibile, una manovrabilità fantastica, quindi perfetta soprattutto per chi vuole iniziare ad approcciarsi al mondo delle moto. Niente raga, mi sono fermato a prendere una focaccetta e mi è tutto finito. No. Ma quanto ho pagato questa moto quindi? Da listino questa moto costa circa 8.000 euro e il prezzo mi è sembrato interessante, motivo per cui ho deciso quindi di comprare questa specifica moto. Questa è una giacca 4 invernali, ragazzi, che mi piace veramente un botto, anche se vi dico la verità, oggi a Milano fa un po' freddino, nel senso c'è il sole ma si sente il freddino, eppure quando metto questa muoio di caldo, infatti qua dietro penso di essere sudato. Grazie mille a Six Star Moto, vi lascio il link qua sotto del loro negozio online, c'hanno anche il negozio fisico ad Abruzzo, perché è da lui che ho comprato questa giacca Alpine Star, uno dei marchi ovviamente migliori nel mercato assieme ad altri tipo Dainese. Questa è 4 stagioni, quindi in inverno posso tranquillamente usare questo, che si può anche staccare molto tranquillamente e tiene veramente veramente caldo. Poi ovviamente sono giacche fatte apposta perché hanno tutte le protezioni. Ma la cosa più interessante, ragazzi, in assoluto, volevo un casco che è figo. Questo è il nuovo modello della X-Lite, tra l'altro con questo carbonio che lo rende veramente super leggero, con questo argentato qui nella parte frontale che lo rende veramente fighissimo. Carbonio, leggerissimo, tanta roba, soprattutto raga per quando farò ovviamente quei viaggi un po' più difficili, mi è molto d'aiuto, così non ho tanto peso al collo. Finora ho fatto solamente un viaggetto, sono andato tipo a Genova in moto, spettacolare, prima volta che facevo una cosa simile in moto, ma mi sono divertito. Ma devo dire quindi, per concludere questo video di oggi, grazie mille per averlo visto, sono molto contento in realtà, sono molto contento perché mi sta dando l'esperienza giusta per poter fare l'upgrade e passare ad un 1000, cosa che vorrei fare tra magari circa un anno e mezzo, due. Dunque, grazie per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo vlog, chissà magari riesco a fare roba più figa con l'attrezzatura giusta. Ciao!